Nuova puntata del Drama Leak Podcast, che questa volta è dedicata non tanto ai leak del quale vi andrò a parlare, che riguardano appunto i nuovi banner della patch 3.8, dato che ora sono stati leakati i personaggi 4 stelle, quindi parleremo per lo più di questo, più ad altre piccole news piuttosto interessanti, ma vi voglio far vedere una cosina che mi riguarda, perché la Hoiverse se l'è presa con il sottoscritto, ovvero che, come vi faccio vedere ora qua su schermo, mi hanno mandato un avviso di copyright sul canale YouTube, che indicativamente questa è una cosa molto negativa, perché che cosa accade quando fanno questo? Allora, praticamente il detentore del copyright, quindi in questo caso Hoiverse, anche se loro agiscono per Cognosphere, che essenzialmente è l'azienda con il quale Hoiverse interagisce con tutto il resto del mondo, ti mandano un avviso di DMCA, che è una legge anti-copyright statunitense, dato che YouTube è un'azienda statunitense, e ti buttano giù il video e non lo rendono disponibile alla visione né a te, che tu hai caricato il video, né a tutto il resto del mondo. Volendo questo si può evitare se il video viene analizzato dal sistema di copyright di YouTube, e potrebbero solitamente renderlo non disponibile in determinate parti del mondo, ma dato che questo è stato individuato manualmente da Hoiverse, essenzialmente non è più accessibile. E qual è la cosa negativa? Che se tu ricevi 3 di questi avvertimenti di copyright, il canale viene eliminato da Google per troppi avvertimenti di copyright, che è un pochino quello che è successo al mio vecchio canale YouTube. Però la cosa divertente di tutto ciò, che non è assolutamente la prima volta che accade a me, anzi è successo una centinaio di volte come minimo, e non è nemmeno la prima volta che mi accade con questo nuovo canale per quanto riguarda contenuti da Hoiverse. Infatti, non l'ho mai detto prima, quindi ve lo svelo qua in anteprima, che in tutti e 3 gli anni che ho seguito, meglio, ho cercato di fare contenuti su Genshin Impact, sia nel 2021, che nel 2022 e adesso anche 2023, ho sempre ricevuto almeno un avviso di copyright da parte di Hoiverse quando andavo a parlare di questi leak, ok? E ok, come si può vedere qua, questo avviso di copyright scade tra 90 giorni, quindi se tu non pubblichi niente di che, loro stanno tranquilli, l'avviso viene tolto dal tuo canale YouTube e tutto è tranquillo, insomma si ritorna come se nulla fosse. Però appunto a me è già successo, e io che cosa ho fatto in quel caso? Ho cercato sempre di modificare il mio contenuto, miniatura, cosa mostrare all'interno dei video, per cercare di evitare di ricevere l'avviso di copyright quando comunque ti vado a parlare sempre delle stesse cose che faccio sempre, ovvero drama leak e tutto quello che concerne i prossimi contenuti del gioco, reazioni online delle community e quant'altro. Quindi a me non cambia nulla, ok? Perché io so come adattarmi e so già benissimo qual era il problema di quel video. Il problema di quel video era la miniatura, perché, e qua vi faccio vedere una robina al volo, ovvero questa qui dal mio profilo Twitter. Perché cosa è successo qualche giorno fa? È successo che mi hanno buttato giù, anche qui con un avviso di copyright, un mio tweet che non si era cagato nessuno, perché su Twitter difficilmente puoi prendere delle interazioni, dove io andavo a spammare questo video. E il problema, ripeto, dov'era? Era solamente nella miniatura. Specifico, veramente solo nella miniatura, non c'era niente di che all'interno del video, lo so con certezza, l'ho fatto io, però la cosa in quel momento mi ha lasciato un pochino stranito dal fatto che appunto io ho condiviso un'immagine editata dove si vedeva Arlecchino, ma non preso dai leak, ma preso dal trailer Winter Slazzo, e ci avevo messo in sottofondo un artwork di Fontaine, voglio ammetterlo, era giusto per attirare un pochino più di persone. Però io avevo messo quest'artwork essenzialmente andandolo a sfocare, quindi era anche un pochino difficile da vederlo. Ma questo non è bastato, e quindi da qui in poi sono passati da Twitter a YouTube e mi hanno buttato giù il video. Ma ripeto, il problema non si pone, meglio, io non me lo pongo il problema, perché se avete notato cosa ho pubblicato nella mia sessione community di oggi, è che io, sapendo che tutto il resto del video non aveva alcun tipo di problema, ho essenzialmente editato una parte della diretta di quella serata, pare che era lunedì o martedì, non mi ricordo, scorso, dove appunto parlavo di questa puntata del Drama Leak. Ergo, se vi va di vedere quel video, che non viola alcun tipo di copyright, potete farlo a questo link
che ho linkato qui nella parte community del canale YouTube. E c'è appunto un contenuto in evidenza come VOD su Twitch che è disponibile a tutti, non serve l'abbonamento per guardarlo. Però capito, questo è quello che succede quando non fai attenzione nel parlare di diversi link. Detto questo, direi che possiamo spostarci a contenuti un pochino più importanti che riguardano appunto i banner della 3.8, del quale sono stati annunciati i personaggi 4 stelle. Ora, anche qui vorrei farvi vedere qualcosina, ma non serve a molto, perché sono semplici immagini, quindi niente di che. Quindi vi posso dire che per quanto riguarda la prima fase, avremo essenzialmente i banner di Yula e Klee, personaggi 5 stelle, mentre invece i personaggi 4 stelle saranno Mika, Toma e Razor, ok? Devo dire che la scelta non è un granché, perché Mika, come abbiamo scoperto purtroppo, cioè, va a boostare il danno fisico, ma diciamo che non si utilizza tantissimo. Razor non è il miglior personaggio elettro di questo mondo, Toma è uno shielder, ma va bene. Però a parte questo mi fa un pochino pensare il fatto che abbiano legato Toma a Klee, quindi super iper mega applicazione di Pyro. E in ogni caso hai Yula, Mika e Razor che essenzialmente fanno tutti la stessa cosa, ovvero vanno a mettersi in un team fisico. Ma ripeto, difficilmente li metti assieme. È giusto per dire, girano attorno a quel tipo di danno, ecco. E poi, oltre a questo, i personaggi della seconda fase, ovvero con i banner di Scaramouche e Kokomi, hanno come personaggi 4 stelle Pharuzan, Yanfei e Rosaria. Anche qui la scelta, secondo me, è migliore rispetto a quella della prima fase, perché, allora, Pharuzan ci voleva per forza. Perché se tu metti Scaramouche, devi metterci anche Pharuzan. E lo stesso discorso con Arate Kid e Goro, con Raiden Shogun e Kujusara, sono quei personaggi che li devi mettere assieme. Funziona così. Tralasciamo tutto il discorso sul fatto che Pharuzan è un personaggio pay to win, poi magari ne parleremo in un'altra sede. Mentre invece Yanfei e Rosaria, secondo me, sono ottimi personaggi. E essenzialmente, insomma, Yanfei sub DPS, Rosaria ti fa support Crio, può fare DPS fisico, ma va bene. Secondo me è un'ottima scelta, dai, di personaggi 4 stelle, almeno in questa seconda fase. Nella prima non mi aveva colpito così tanto. E oltre a questo, stavolta ve la voglio far vedere una bella immagine, perché abbiamo qualche informazione di più per quanto riguarda la 4.0, dove praticamente ci viene detto da Utao Lover che non ci sarà nessuna rerun degli Archon nella 4.0. E questo è importante, direi che è molto importante, perché almeno tiriamo via qualsiasi tipo di rumors sulla rerun di Zhongli e di Venti, che sono due personaggi che indicativamente dovrebbero uscire a breve, perché Naida c'è stata molto recentemente, Raiden Shogun pure, quindi si aspettava un pochino l'annuncio di Oiverse per quanto riguarda un nuovo banner di Venti o di Zhongli. Però appunto, dato che nella 4.0 non sarà così, a questo punto aspettiamo 4.1, 4.2. Poi non ti dico che sono del tutto imminenti queste rerun di questi personaggi, però dai, almeno abbiamo la certezza che se volete questi PG nella 4.0 non dovrebbero esserci. Vi faccio vedere anche qualcos'altro, ovvero che abbiamo qualche informazione aggiuntiva anche per altre cose, e questo è un piccolissimo screenshot che praticamente ci va a dire, lo metto così, magari si legge anche meglio, la nuova meccanica che riguarda il fatto che tu puoi notare all'interno di alcune zone particolari di Fontaine non è limitato solo al Traveler. E questo credo che sia importante, a parte per il fatto che, ok, magari si poteva pure capire che tutta questa cosa non era limitata all'unico avatar del Traveler, però molte persone si erano fatte, secondo me, un'idea un pochino strana, nel senso che avevano pensato che questa nuova meccanica funzionava un pochino come la pesca. Se vai a vedere, quando vai a fare la pesca, ti mettono sempre l'avatar del Traveler, a prescindere da quello che fai. Questo perché, secondo molte persone, quando tu devi fare un'interazione di un certo tipo, anche per quanto riguarda side quest, world quest, queste robe qua, è importante che ci sia il Traveler su schermo. Evidentemente, però, non è così per quanto riguarda l'esplorazione subacquea, che secondo me è una cosa positiva, perché alla fine se tu dovevi sempre equipaggiarti, non dico il Traveler, o vedere sempre lui o lei, diventava un pochino noioso, perché stiamo parlando dell'esplorazione.
Quindi questa è una cosa positiva. Poi, ripeto, vedremo come verrà strutturata questa cosa, se ci saranno delle indicazioni per quanto riguarda il limite del quale potremo esplorare queste zone subacquee. Ora mi pare di aver letto in rete che hanno detto, o meglio che qualcuno ha sentito dire che questa esplorazione subacquea non dovrebbe essere limitata solo a Fontaine. E io qua ti dico, qual è la tua fonte? Perché nessuno ha mai detto una cosa simile. Sono tutte ipotesi, non darlo con certezza. Oltre al fatto che altre persone hanno anche detto, per quanto riguarda questa esplorazione, che non c'era l'interfaccia nel trailer che hanno mostrato durante lo special program. E anche qui, quale sarebbe la fonte? Il trailer? Nel trailer solitamente non ti fanno vedere l'interfaccia di gioco, perché ti vogliono migliorare un pochino anche l'esperienza visiva. Quindi, se non hai visto nulla nel trailer, non è indicativo. Cioè, dai, no, non diciamo stupidaggini su. Cioè, sicuramente ci sarà un indicatore o qualcosa che ti dirà, anche che so, una bussola, qualcosina del genere. Cioè, dubito che tu entri lì e sparisce tutto da schermo. Cioè, non avrebbe senso. A parte questo, l'ultima cosa della quale vi volevo dire riguarda questa robina qua, che ne avevamo già anche parlato alcuni giorni fa, che essenzialmente si dice che dalla 4.0 in poi ci dovrebbe essere un nuovo sistema collegato agli artefatti. Ora, questo può significare tutto e può significare niente. Quindi cerchiamo di non overhypare qualsiasi cosa. Nuovo sistema per gli artefatti, non viene specificato che cosa sia. Quindi, se devo andare ad intuito, secondo me non sarà nulla di che. Poi, se dovessi sbagliarmi, sarei la persona più felice del mondo. Però, detto questo, secondo me potrebbe semplicemente essere un qualcosa del tipo, che vi faccio vedere al volo, di filtro per trovare gli artefatti, secondo me. Ergo, piuttosto che scegliere semplicemente il prendi tutti gli artefatti di questo tipo, di questo set, oppure qua ordina per due statistiche, potrebbero mettere qualcos'altro. Ora, sento già le persone che mi dicono mettete i maledettissimi di loadout, ovvero le build salvabili all'interno del gioco. Che anche secondo me sarebbe una bella aggiunta. Però la vedo dura. Cioè, secondo me non andranno mai a mettere un modo per salvarti la build dei personaggi in un qualche tipo di interfaccia. E poi magari ne puoi mettere, insomma, uno slot, due slot, tre slot, cose di questo tipo. Secondo me, sotto questo punto di vista, a meno che non fanno un overhaul, ovvero vanno a cambiare in modo proprio pesante l'interfaccia di gioco per quanto riguarda il menu dei personaggi e tutto il resto, dubito che arriverà un qualcosa di questo tipo. Però, ripeto, ci è stato detto che dovrebbe esserci questo nuovo sistema per quanto riguarda gli artefatti, quindi, insomma, teniamolo d'occhio perché, ripeto, potrebbe essere interessante come potrebbe essere anche una cosa da nulla che non ci cambierà la vita. In ogni caso, sì, anch'io mi unisco al team che chiede i loadout perché sarebbe una cosa alquanto utile, oltre al fatto che ci sono quei personaggi che devi buildare con più di una build. Ci sono assolutamente. Cioè, se vai a vedere, c'è, che ne so, Kazuha DPS, Kazuha Support, oppure anche solo Gagnola, puoi fare con 4 pezzi Blizzard, 4 pezzi Wanderer, o c'è chi utilizza altri set di artefatti per aggiungere più Elemental Mastery. Addirittura Raiden è passata da DPS Electro a full Elemental Mastery con il Dendro e vengono fuori dei danni assurdi. Quindi avere più build aiuta. Però il fatto che tu non le puoi salvare così bene all'interno del, insomma, dell'interfaccia del gioco è un errore da parte di Ogres che potrebbero cercare di risolvere. In ogni caso, queste erano bene o male le news principali, gente, per quanto riguarda i leak di questa nuova puntata. Però a tutto ciò, voglio aggiungere qualcos'altro. Ovvero che ho beccato oggi su Oyolab questa bella immagine che vi faccio vedere qui. Ovvero che alcune persone si sono messe di buona pazienza per cercare di andare a vedere quali sono tutte le cose gratuite che Oyverse ci ha dato in ogni patch. Ovvero, nella 1.1 ci hanno dato Fischl, nella 1.2 la Fastlane Desire, poi quando c'è l'Entarrhyme ti danno un personaggio 4 stelle di Liyue. Quindi, come si può ben vedere da questa infografica, ad ogni nuova patch loro ti hanno sempre dato qualcosina di buono. Ora, cerchiamo di mettere un bel disclaimer. Non è che qualsiasi cosa che ti hanno dato era imprescindibile. Assolutamente no. Però, indicativamente, ad ogni versione di Genshin corrisponde un qualche tipo di contenuto gratuito. E
Qui avevo letto in rete, ma ripeto, sono semplici ipotesi, che se questo dovesse essere l'andazzo, praticamente dovrebbero introdurre un nuovo personaggio di Liyue, che tra l'altro era già stato leakato recentemente, e questo nuovo personaggio potrebbe arrivare in concomitanza del prossimo Lantern Rite. Ergo, tra gennaio e febbraio, insomma, quel periodo là, potremmo ricevere un nuovo PG gratuito. In base a queste infografiche e a tutte le informazioni che già conosciamo. Però, ripeto, sono speculazioni e nulla di certo. In ogni caso, fateci attenzione, perché avere cose gratuite piace a tutti. Penso che sia abbastanza ovvio. E detto questo, non abbiamo più altre news per quanto riguarda questa puntatina del Drama League Podcast. E ripeto, gente, faremo sicuramente più attenzione in futuro per quanto riguarda i copyright di Oyoverse, ma potete stare tranquilli. È inutile che mi inondate di messaggi dicendomi: "Oh mio Dio, quel video è stato cancellato, non parlerai più di queste cose, il canale viene buttato giù." No, Dio mio, calma. Cioè, è successo già altre volte, semplicemente prima non lo dicevo apertamente. Adesso invece l'ho detto perché ormai non me ne frega più nulla e so già come gestire queste cose. Quindi, per chi si stava preoccupando, no, continueremo a parlare di leak. Assolutamente. Semplicemente non farò lo stupido di andare a mettere nella miniatura un artwork che è stato leakato. Assolutamente no. Anche perché poi, vi faccio vedere un'ultima cosina, che se andate a vedere su YouTube, la puntata dopo del Drama Leak, ovvero questa qui, è online. Perché è online? Perché qua si parla di altre cose. La miniatura non è. O meglio, anche qua è una miniatura un pochino particolare. Però il fatto che non abbiano buttato giù questo video è proprio perché non si tratta di chissà che cosa. Capito? Quindi la Oyoverse non è del così tanto cattiva. Ce lo sanno pure loro cosa devono buttare giù e cosa no. Capito? Quindi è inutile farsi tutti sti drammi. I contenuti continueranno ad arrivare. Siamo qui a parlare del Drama Leak, non a caso. Quindi, insomma, non fatevi tutti questi problemi, gente. E detto questo, alla prossima puntata del Drama Leak per parlare, magari, quando arriverà il drip marketing, dei kit dei personaggi della 4.0.